anche quest'anno è arrivato il Natale, una fine d'anno che si preannuncia foriera di tantissime novità. Siamo tutti in attesa delle nuove reflex Nikon. C'è chi dice che sarà una, la D800, c'è chi dice che ci sarà anche la Miraglia D4. Noi, come hanno fatto altri, vorremmo presentarvi i primi scatti fatti con la futura Nikon D800. Ecco, questa è un'immagine fatta con la Nikon D800. Anzi, perché possiate apprezzarne meglio le qualità, adesso facciamo un crop da questa immagine. Ecco, questo è un crop fatto da un file fatto con la Nikon D800. Cosa ne dite? Cosa ve ne pensate? Quali sono secondo voi le qualità tecniche di questa macchina? È ovvio che questo è uno scherzo che però qualcuno vuol far passare per una cosa seria. Le immagini che vedete alle mie spalle sono dei crop, almeno così c'è scritto, realizzati da un file fatto con la Nikon D800. Tant'è, noi aspettiamo la vera macchina e solo allora vi presenteremo i veri scatti e anche vi diremo le nostre prime sensazioni. E se per caso vi viene l'impellente desiderio di andare ancora a vedere dei rumors, beh, lasciate perdere, prendete la macchina fotografica e andate a fotografare, è sicuramente più divertente. Il 2011 può essere considerato l'anno delle compatte ottiche intercambiabili. La prima è stata lanciata da Panasonic nel 2008, seguita a ruota da Olympus. Oggi i produttori coinvolti in questa avventura sono 6 e tra queste c'è Nikon. A breve si aggiungerà anche Fujifilm. Il lancio della sua prima mirrorless è previsto per gennaio. Dimentichiamo però questo nome mirrorless, francamente brutto e anche poco significativo. Le aziende coinvolte in questo settore hanno infatti deciso di mettersi assieme per presentare al meglio queste nuove fotocamere. Hanno deciso quindi di costituire una commissione all'interno dell'AIF, l'associazione che riunisce i produttori del settore fotografico. Queste nuove fotocamere si chiamano quindi New System Camera. New System Camera noi ne abbiamo provate molte, oggi ce ne sono una ventina sul mercato e se volete acquistarne una oppure volete regalarne una, in fondo siamo a Natale, andate sul nostro sito e potete vedere nella nostra sezione videosette le varie presentazioni e i test di queste macchine. Avere una perfetta calibratura del monitor è indispensabile per dei professionisti. Ci spiega il motivo il nostro esperto Daniele Robotti. Daniele ha provato dei prodotti X-Rite. In questo primo video lo vediamo all'opera con Color Monkey Display, un prodotto semplice, efficace e alla portata di tutti. Vediamo un piccolo assaggio del servizio, mentre completo lo potete vedere sul nostro sito pmstudionews.com. Possiamo ruotare l'ottica per portarla al di fuori della lente diffusore che è servita prima per la misurazione della luce ambiente. Adesso possiamo procedere alla calibrazione del nostro monitor. Questa è la schermata che ci mostra la sagoma del colorimetro su cui dovremo appunto andare a collocare il nostro colorimetro. C'è un contrappeso che ci permetterà di posizionarlo al meglio sulla superficie del nostro monitor. Dopo aver posizionato il colorimetro, premiamo il tasto avanti. A questo punto avrà inizio il processo di calibrazione. Il software sta ottimizzando la luminosità e il contrasto del nostro monitor in modo totalmente automatico. Proseguirà poi per un tempo di circa 15-20 minuti con la proiezione del